sono un consigliere comunale di strada, tra virgolette, mi piace ascoltare la viva voce del cittadino. Giro per raccogliere i problemi e andare a portare quei problemi nelle sedi comunali competenti, in commissione, in consiglio, per avere risposte, per dare, avere e dare risposte. Mentre camminavo in via Dante mi si è avvicinato una persona, questo giovane che ho qui accanto, che mi ha detto: vorrei dire alcune cose. Ci vuole parlare di problematiche di vivibilità urbana e mi fa piacere, non perché tu sia presente, non ci conosciamo neanche, però è bello che una persona che ama Taranto, che vuole vivere in condizioni civili, ci mette la faccia e dice quello che pensa. Innanzitutto buongiorno, no, vorrei dire al sindaco di darsi un po' una svegliata, perché sinceramente io pago le tasse e vedere Taranto sporca a me non mi va, sinceramente. Ecco, guarda, guardate un po' l'immagine. Qui siamo in via Minniti. Io ero prima, ci siamo visti in via Dante, ci siamo spostati. Guardate il porcile, ma la cosa, guarda. Allora, fermo restando che ci sono i cittadini, certi cittadini, i civili. Però tu, è vero. Chi ma ambiente ami, devi pulire, non puoi lasciare la città ridotta a una latrina. A me dà fastidio anche il fatto che io, quando vado a gettare l'immondizia col mio figlio, mi dico: papà, tutto sporco. Cioè, non una brutta immagine, non è diseducativo. E mio figlio non è grande, ha 5 anni mio figlio, cioè non è bello. Non deve vivere un bambino in queste... guardate, ecco. Scusa un secondo, guardate qui, proprio lo facciamo in presa diretta, guarda. Ma la prova provata di quello che io sto dicendo è che, se guardate qui, questi sono i botti di Capodanno, non sono stati tolti, sono ancora qui, sporcizia, vedete? Un'altra cosa, è stato il vento che se li ha portati via, perché ieri qua non si poteva stare proprio, stavano ancora i fuochi d'artificio. Ma questa, la prova è che i fuochi d'artificio stanno qua, vuol dire che non sono stati puliti. No, il vento se li ha portati, perché se fino a ieri stava ancora i fuochi d'artificio stavano. Ecco, perdono, il tuo nome? Alfredo. Allora, Alfredo, ci spostiamo di qualche metro e andiamo ai marciapiedi. Sì, va bene. Dunque, pochi metri, abbiamo appena attraversato la strada, via Dallo Alfieri, angolo con via Minniti, e ci avviamo, guardiamo insieme. Guarda, Alfredo, tu sai meglio di me perché vivi qui. Questa è un'altra cosa che mi dà fastidio a me, perché vedo che a tutte parti si fanno i marciapiedi e qua io abito da 8 anni e si fanno solamente rappezze. Peraltro, diventa, questi rappezzi creano una pericolosità mai vista, perché sì, qui si cade, cioè sì, si crea. È caduta mia figlia di 1 anno e 4 mesi, è caduta perché giustamente voleva correre, è inciampata. Tua figlia, grazie a Dio, è una bambina, ma immagina se cade una nonnina, cosa succede? Sì, come, non è giusto. O un disabile. Se vuoi vi faccio vedere che là uscivano i tupi, siccome che io sono murature, l'ho chiuso io. Questo perché il comune, anche qui, altro rappezzo, da qui, da dove fuori uscire? Questo qua, guardate, qui. Di qua uscivano i tupi. Eh sì, e ho dovuto mettere del cemento per evitare la fuoriuscita. Sempre perché, per il fatto, per tutelare i miei figli, giusto? Ma anche te stessa, la tua famiglia. Tutti, allora ho fatto queste cose qua, ho messo il cemento. Mo se ne è venuto un po'. Salvabile. Sì. E non ti dico che l'altra volta stavano facendo anche i lavori e mi desero un po' di catame. A questo punto siamo arrivati. Che il cittadino deve fare il fai da te per evitare di trovarsi i topi in casa. No, la cosa che ti ha fastidio è che pretendono sempre tasse. Per avere servizi zero. Qua ieri qua. Mi sono permesso di chiamarvi proprio perché ieri stava qua lo schifo più totale. Bene. Allora, Alfredo, intanto mi fa piacere averti conosciuto, perché vedete in questa... Mi vengo fortunato perché era da tanto che volevo fare un'intervista, non dico tra virgolette mio sogno, ma quasi. No, ma Alfredo, vedi, io ti apprezzo, pur ci siamo conosciuti qualche minuto fa, ma perché purtroppo, diciamocela tutti, in questa città la gente non mette la faccia, hanno paura di esporto, paura di che cosa? Non hanno paura di che cosa? Quando si... Per dire che la strada è sporca? Per dire che io... Possiamo anche pure un po' nulla, però il sindaco è il 100%. Cioè, ha delle responsabilità enormi. Beh, dicevo, io apprezzo perché è una persona che ci mette la faccia e da cittadino di buona volontà, lui dice, non tanto per me, ma quanto per i miei figli. Per i miei figli, ma per tutti anche, perché Taranto è bella, Taranto è bellissima.
E allora, con queste belle parole, con questo messaggio di speranza... E voglio dire un'ultima cosa e poi me ne vado. Sindaco, datta una svegliata proprio in Tarantino, però datta una svegliata proprio, oh, suona te ne giù. Buongiorno e grazie mille.